Il sommiere è la componente più importante dell'organo. Prima di tutto è la base su cui vengono appoggiate e alimentate d'aria le canne. In pratica si tratta di un grande cassone di legno le cui dimensioni variano a seconda del numero dei registri e dei tasti. Esistono diversi tipi di sommiere, a tiro, a vento, a pistoni, eccetera. Ma i due modelli più diffusi sono quelli a vento e a tiro. Entrambi, difatti, sono documentati in Italia fin dall'inizio del XVI secolo, ad opera di grandi maestri organari come gli antenati. L'interno del sommiere viene riempito dall'aria mantenuta a pressione costante, prodotta dal mantice. Stando così le cose, facendo funzionare quest'ultimo, tutte le canne suonerebbero contemporaneamente. Poiché questo è esattamente quello che non deve accadere, si sono studiati diversi dispositivi per fare in modo di convogliare l'aria nel modo desiderato. In pratica, occorre che anche con i mantici in funzione non si oda alcun suono se non si apre un registro e si preme un tasto. Esistono vari tipi di sommieri, secondo il sistema trasmissivo. A tiro è quello più usato in passato e attualmente riproposto. Il sommiere a tiro è fornito di una serie di stecche con dei fori. Ogni stecca permette l'inserimento di un registro, in quanto permette l'apertura e la chiusura di questi per gestire la fila di canne poste in corrispondenza dei fori. Questo tipo di sommiere è generalmente più semplice e intuitivo da costruire, ma se l'incollaggio o la tenuta d'aria delle parti non è corretta, si determinano i seguenti difetti. Imprestito, cioè il passaggio di aria da un canale all'altro, oppure strasuono. Questo termine indica i casi in cui un ventilabro non chiude perfettamente il canale e permette un lieve passaggio d'aria che fa suonare la canna nonostante non venga premuto alcun tasto. Nel sommiere a vento, che ormai viene riproposto raramente, invece ogni stecca comanda una serie di piccole valvole, dette ventilabrini, ciascuno dotato di una piccola molla.